E allora adesso è il momento della terza sfida di oggi, quella tra Benfica e Lazio. C'è grande entusiasmo, come potrete notare. Dal sottofondo. Tra trombe, bandiere, striscioni, davvero un clima degno di un torneo di Viareggio quasi. Lazio e Benfica che sono accomunate, Gaia, anche dal fatto di avere una cosa in comune, ovvero l'aquila che volteggia nelle partite interne ogni partita. C'è un clima tutt'altro che amichevole sugli spalti, bisogna dire, però insomma fa anche colore, fa anche piacere che ci sia un seguito così appassionato. Ricordiamo insomma delle due aquile, al Dalus per il Benfica, al Stadio Olimpico ovviamente di Roma per la Lazio, prima di ogni partita interna. Qui le aquile non sono state portate, in effetti, anche se ci poteva anche stare come rito iniziale. Lazio e Benfica incluse nel gruppo A, quello di Lugano e Ajax, prima partita in cui l'Ajax ha vinto per 3-1, dando prova davvero di valore. Tra i tifosi prima ci si chiedeva chi fossero le squadre più forti e si facevano i nomi dell'Ajax e della Corver Selection, che vedremo nella prossima partita contro il Malaga. Vediamo se la Lazio riuscirà a rispondere altrettanto bene. Di sicuro non gli manca il supporto dagli spalti. E allora vediamo sul pallone il numero 7, Filippo Dato. È tutto pronto per l'inizio di Benfica Lazio, primo pallone per la Lazio. Sì, colpito in maniera un po' sporca, quasi impennata, non so cosa sia successo. Con il giocatore che credo si sia lamentato anche per un problema nel manto del campo, comunque niente tanto di grave. Gonzalo Oliveira invece per il Benfica, parte il numero 3, pressato da Matteo Malizia. Ora si fa vedere Alex, attenzione, il pallone con il numero 9, Ugo, che ha provato la conclusione in diagonale, pallone fuori. Non si è presa malissimo questo numero 9 del Benfica, Ugo, che ha tagliato in orizzontale il campo seminando tre avversari, poi tirato un po' stanco sul fondo, però insomma ha subito grande qualità in campo. Adesso il pallone direttamente in avanti dalle parti però del portiere Miguel Vieira. Portiere con cappellino. Giustamente. Un po' anni 90 come stile, però in effetti il sole è alto su Caorle. Gonzalo Oliveira, ancora il numero 3, va in progressione, inseguito dal numero 5 Andrea Colagrossi. Lazio con una curiosa maglia gialla che insomma non è molto usuale per la Lazio, però ha cercato l'elastico Ugo, non so se ti sei accorto nel gioco sì, di gambe. Si prova che comunque si tende a imitare i grandi e in effetti calcio portoghese ha grande qualità da quel punto di vista. Ancora Ugo per la rimessa, pallone verso Gonzalo Moreira. Adesso recupera palla la Lazio con il capitano. Però interviene Diego, ancora il numero 7 riesce a toccare all'indietro sul pressing alto della Lazio per il portiere Miguel Vieira. Lazio è uno dei settori giovanili più prolifici d'Italia, che ha conquistato tanti successi a livello di allievi giovanissimi e anche primavera. Adesso vediamo se i Pulcini sapranno fare altrettanto. Comunque Gonzalo Oliveira prova col sinistro, viene fermato, poi il pallone dentro per il numero 10 Gonzalo Moreira, che ci mette un po' a controllare, allora può liberare la Lazio. Ancora recupera palla molto bene Benedettini, il numero 3, poi però arriva su questo pallone Martin Ferreira. Però la Benfica meglio della Lazio, Benfica che ha preso il comando delle operazioni con grande qualità anche in difesa, perché insomma di sicuro ai portoghesi non manca questa caratteristica. Qui pressalto numero 5 laziale Colagrossi. Ora Gonzalo Moreira,
con la suola Moreira, che numero ancora Moreira, davvero bellissimo vedere da vicino movimenti di questi bambini. Attenzione con il numero 9 davanti alla porta, segna Hugo ed è 1-0 per il Benfica che va avanti con il numero 9 Hugo. Bravissimo Hugo. Guardate il numero 4 la Lazio che riporta subito le parole a centrocampo con grande animosità. Stiamo parlando di Bordoni che ha subito dato la carica, ha suonato la carica e i suoi gol. Molto bello di Hugo che si è liberato con una finta elegantissima dell'avversario. Poi grande freddezza davanti a Caruso. Benfica che ha concretizzato subito la superiorità che sembrava netta nei primi minuti. Adesso vediamo se la Lazio riuscirà a reagire. Benfica che sembra però molto 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 pericolosa come squadra. Adesso attenzione al possesso della Lazio, sbaglia in questo caso Benedettini, allora recupera Diego, pallone dentro per Gonzalo Moreira che tecnicamente è pazzesco, il tentativo da parte di Ribeiro, palla dentro a cercare ancora Hugo, chiude molto bene in mezzo all'area di rigore la Lazio, il pallone adesso è per Filippo Dato, fermato però, e allora il possesso è nuovamente per il Benfica, si muove ancora con Gonzalo Oliveira, rientra sul sinistro, pallone centrale per Diego, potrebbe calciare Diego, va con il destro, infortunio qui per Leonardo Caruso, 2-0 il gol da parte di Diego. Succede ed è anche giusto in un certo senso perché sono errori da cui poi si impara, si imparerà sicuramente. 2-0 Benfica che non ha certamente partito piano come approccio al torneo e alla partita. Adesso il pallone per il numero 4 Bordoni, prova a reagire la Lazio dopo il doppio vantaggio del Benfica, il primo gol molto bello di Hugo, il secondo una piccola incertezza da parte di Caruso con il gol di Diego, il tentativo dalla distanza. Adesso è Gonzalo Moreira a controllare, poi ancora il pallone centralmente per Diego. Gonzalo Moreira fa proseguire il pallone per cercare Ribeiro, chiude il capitano della Lazio, e cioè Edoardo Colasurdo. Difesa del piccolo Caruso, diciamo anche che i tiri da lontano non sono mai facilissimi, anzi, adesso rappresentano un'insidia per i più piccoli, quindi insomma è un infortunio assolutamente giustificabile. Adesso prova la Lazio. Attenzione ancora Hugo, cerca questa volta l'altruismo e il tocco verso Gonzalo Moreira. Attenzione adesso al tentativo da parte della Lazio, se ne va con il numero 7 Filippo Dato, area di rigore, il pallone di sinistro è troppo debole e para Miguel Vieira. Pallone per Bordoni che cerca ancora Filippo Dato, va alla conclusione dalla distanza, qui poteva anche andare a cercare di avvicinarsi alla porta, magari puntare Martin Ferreira, ha scelto per la conclusione, per la cosa più difficile. Miguel Vieira. Adesso è Gonzalo Moreira per Hugo, si allunga un po' il pallone, può chiudere allora Colasurdo, ancora possesso Benfica però con Diego. Martin Ferreira va via all'uomo, molto bravo il numero 4, dentro per Gonzalo Moreira, guardate il gioco di gambe di Gonzalo Moreira che prova la conclusione, deviata calcio d'angolo per il Benfica, 2-0 per i portoghesi. Pallone dentro, il colpo di testa da parte di Gonzalo Oliveira, la traversa a dire di no al 3-0 del Benfica, gran colpo di testa però di Gonzalo Oliveira. Molto evidentemente,
Adesso la rimessa laterale è per il Benfica con Gonzalo Oliveira, uno dei migliori in questo primo tempo. Ha colpito una traversa con colpo di testa. Gonzalo Moreira non riesce a superare Colassurdo, che però commette fallo sullo stesso Moreira. Hugo dietro per Gonzalo Oliveira. Attenzione perché recupera palla Benedettini. Si affida a Filippo Dato che prova a dare il pallone di ritorno al numero 3. Recupera di nuovo la Lazio con Andrea Colagrossi. Ancora Benedettini, l'ultimo tocco è di Gonzalo, di Martin Ferreira. Benedettini per la rimessa laterale. Ancora Benedettini, mette giù di petto, poi però viene attaccato e subisce il gioco pericoloso secondo l'arbitro. Sarà punizione per la Lazio. Capitano Colassurdo sul pallone. Dentro Malizia e Dato. Sale anche Benedettini. Adesso il pallone per Dato, poi Colagrossi, non c'è deviazione. E allora si va alla rimessa laterale con Gonzalo Oliveira per Moreira, poi Diego. Pallone per Martin Ferreira. Cerca la profondità, sbaglia tutto, allora riparte la Lazio. Filippo Dato all'indietro per Andrea Colagrossi, col sinistro prova a aprire il gioco sulla destra dove c'è questo tentativo da parte di Bordoni, largo per Benedettini a cercare il movimento di Dato in avanti. C'è la chiusura ancora perfetta di Gonzalo Oliveira, all'indietro per Miguel Vieira, poi il tocco per Diego, gioca benissimo, palla a terra il Benfica. Ancora Diego in profondità, il pallone per Gonzalo Moreira. Tocco corto per il tentativo di ingresso in area di rigore, senza fallo secondo l'arbitro. Recupera palla però il Benfica e qui subisce anche il fallo Alex. Il pallone è dentro, esce di pochissimo questo tentativo di conclusione da parte del Benfica. La rimessa è per Martin Ferreira. Tanto qualche cambio volante qui, il controllo di tacco di Gonzalo Moreira, pazzesco questo bambino. Ora ci prova dalla distanza con un gran sinistro Gonzalo Oliveira, i migliori Gonzalo Moreira e Gonzalo Oliveira.
Ora il pallone per Bordoni, che non riesce però a tenerla in campo. E allora la rimessa laterale, questa volta è per Alex del Benfica. Dentro per Gonzalo Moreira. Guardate come gioca questo ragazzino da calcio. Forse il migliore, visto queste prime tre partite, come talento puro, come corpi, come tecnica. Vediamo, anzi, non vediamo l'ora di rivedere. Tra l'altro destro, sinistro, senza problemi. Qui Gonzalo Oliveira ancora una volta vicinissimo all'incrocio dei pali. Non ha paura di calciare il numero 3. Benfica davvero che, per quanto mi riguarda, mi ha impressionato più di tutti. Sì. Adesso attenzione a Filippo Dato, che si affida al numero 15, Filippo Sicilia, fermato però da Alex, in qualche modo Bordoni, ancora Alex, pallone in rimessa laterale per la Lazio. Filippo Dato, il pallone all'indietro per il capitano. Colassurdo l'attacco di Gonzalo Moreira. Il numero da parte di Diego, fermato da Filippo Dato. Ora il pallone per Ferrise, fermato però da Ugo. Avrebbe il passaggio corto per Gonzalo Moreira, ma Ferrise non gli dà modo di trovare il varco necessario per servire il suo numero 10. Allora attenzione ancora a Gonzalo Oliveira. Gran gioco di gambe, ancora tenta il doppio passo Oliveira, poi Martin Ferreira. Davvero dotati tecnicamente tantissimo questi giocatori del Benfica. Diego ferma tutto, Filippo Dato, forse subisce anche il fallo e infatti arriva il fischio dell'arbitro. Adesso attenzione adesso a Gonzalo Moreira, ancora Moreira col sinistro, palla dentro laterale per il tentativo da parte di Gilles, la sterzata del numero 6, prova a dargli fastidio Filippo Dato, Gilles tocca all'indietro sicuro per Gonzalo Oliveira, che già Gonzalo Oliveira nella postura del corpo sembra un giocatore di calcio grande, diciamo. Qui è molto bravo Andrea Colagrossi, ruba palla a Diego, poi però Diego torna sul pallone e glielo sottrae nuovamente. Adesso Martin Ferreira va in pressing alto Domenico Moretti, si disimpegna benissimo però il Benfica. Gonzalo Oliveira chiede ai compagni di avvicinarsi a lui, tiene palla Oliveira, il pallone è largo per il tentativo dentro di Gilles, la girata tentata, poi Oliveira la rovesciata di Gonzalo Moreira. Attenzione, la traversa di Gonzalo Moreira che fallisce il tap-in. Adesso ritorna sul pallone Gilles. Guardate il tap-in di Gonzalo Moreira, traversa piena, si era coordinato benissimo. Ha cercato di alzarla perché c'era l'uscita di Caruso. Anche molto intelligente questo numero 10, Gonzalo Moreira.
sistema il pallone il numero 10 Andrea Colagrossi, un po' d'acqua per il numero 5. Di là traversa, però c'è anche un tocco di mano, mi è sembrato. E infatti a calcio di rigore indica il dischetto l'arbitro. Già ha provato però, ha tirato in porta e... abbastanza netto sulla barriera, sì. E allora calcio di rigore Gonzalo Moreira per il 3-0 contro Leonardo Caruso. Va Gonzalo Moreira, interviene Caruso e poi Moreira, bravissimo, questa volta Caruso. Forse si è fatto male nell'impatto, però con un difensore che è riuscito a liberare sul tentativo di tapin di Moreira. Uno scontro con un difensore della Lazio. Adesso vediamo come sono le condizioni di Leonardo Caruso. Ecco qui intanto le bandiere che rappresentano le nazionalità presenti in questo torneo. Spagna, Inghilterra, Olanda e la Corver Selection appunto da 8 paesi differenti. Si rialza Leonardo Caruso, ci sono... Dunque sul 2-0 in favore della Benfica, i gol di Ugo e Diego e poi il rigore sbagliato da Gonzalo Moreira. Una Lazio però che dovrebbe cercare di fare di più nel secondo tempo per provare a pareggiare, quantomeno a tentare di pareggiare. Adesso il pallone per Martin Ferreira. Buono il tocco per il numero 6 Gilles da parte di Ugo. Gran tocco d'esterno, molto... Ancora Ugo che recupera il pallone. Tentativo è di Gonzalo Oliveira che addirittura... cerca il tiro col sinistro che è il suo piede e lo fa. Esatto. Recuperato da Diego il pallone per il Benfica, ha tentato la rabona Gonzalo Oliveira che sta davvero facendo vedere dei numeri pazzeschi, lui e Gonzalo Moreira, devo dire, in assoluto, i bambini che sono messi più in mostra. E adesso è proprio Gonzalo Oliveira che sta prendendo la mira per questo calcio di punizione, distanza velleitaria, vediamo se tirerà in porta il numero 3.
Tentativo in porta, un gol pazzesco, quello di Gonzalo Oliveira, una sassata del numero 3. E dopo averci provato per due volte, alla terza arriva il gol. Bel gol. Adesso è Martin Ferreira che lascia scorrere il pallone, rimessa laterale così così, tant'è che infatti viene concessa alla Lazio, cambio rimessa, anzi no, viene mimata dall'arbitro per consentire a Martin Ferreira di rimettere in gioco il pallone, ci riesce bene questa volta, attenzione Diego, alza la palla nel tentativo di servire Gilles che non può raggiungere però questo pallone è troppo lungo, allora ci prova la Lazio adesso con Albani, sbaglia Albani, allora Gilles prova a sfidare anche il numero 13 Riccardo May, Gilles il numero 6 rimane in possesso palla, pallone adesso per Diego, da lì può calciare, va Diego con il destro, la parata e poi Bordoni che allontana. Derby delle Aquile. Calcio d'angolo per il Benfica con Ribeiro. Pallone dentro, mette fuori bene Riccardo May. Prova a inseguire questo pallone Domenico Moretti che però va a commettere fallo. E allora attenzione a Gonzalo Oliveira. Attenzione Gonzalo Oliveira va direttamente in porta, questa volta riesce a intervenire, poi però Ugo prova col sinistro e il pallone. Adesso il pallone ancora per Ugo, poi Gilles, Ugo, attenzione al Benfica, Diego allarga il gioco, Lazio che non è riuscito neanche a calciare una volta in porta. Attenzione, carica il sinistro, ci pensa un attimo, alla fine bravo a fermarlo Riccardo May. Adesso Ugo ancora con l'esterno, cerca di scavalcare il numero 9 Ferrise. Poi Diego sull'attacco di Moretti, tiene palla il Benfica. Gonzalo Oliveira fermato questa volta molto bene da numero 9 Ferrise. Attenzione alla Lazio che prova a farsi vedere sulla sinistra. Fallo probabilmente di Martin Ferreira, arriva il calcio di punizione per la Lazio con il numero 4. Vediamo se Riccardo May tenterà magari la conclusione direttamente in porta. Va May direttamente in porta, è davvero un bel tiro quello di Riccardo May, il primo tiro della Lazio con il numero 13. Molto violento, non c'è la precisione però. È calciata proprio bene sul primo palo. Molto bene ancora una volta il portiere Miguel Vieira che va a servire Gonzalo Moreira. Rientrato in campo il capitano del Benfica. Ancora il pallone per lui, Gonzalo Moreira. Attaccato da Bordoni, riesce a scaricare il pallone per Gilles Moreira, attaccato anche da Moretti, ma nessuno riesce a rubare il pallone al numero 10 del Benfica. Attenzione, Martin Ferreira va in azione personale, Ferreira
il pallone largo, Ferreira ancora con il destro, fermato sulla linea, Ferreira nuovamente, poi allontana la Lazio. Il pallone adesso è per Benedettini. Ancora Benedettini, fermato da Moreira. Poi è molto bravo Bordoni, ancora a servire Benedettini. In profondità a cercare Moretti. La chiusura di Gonzalo Oliveira, davvero strepitoso questo ragazzino. Gonzalo Moreira, l'assist dentro è perfetto per Ugo, che invece non riesce a dribblare Leonardo Caruso, bravo in uscita bassa a recuperare il pallone. Molto bravo Caruso a scegliere il tempo dell'intervento, perché ha dato giù il tempo giusto, ha visto che Ugo andava per il controllo, invece di per il tiro. Io confermo, c'è un cambio, la Gentica, che adesso fa un po' di caldo, comunque si fa sentire. Bisogna dosare le forze, anche perché si rigioca nel pomeriggio, si rigioca due volte domani, e ancora le medie, insomma, 5 partite prima, dosare i 200 minuti in campo, insomma, facilissimo. Adesso Gonzalo Moreira. Guardate i numeri di questo numero 10. Pazzesco, Gonzalo Moreira riesce ad andare via tutto con la suola, Moreira. E... bella parata di Caruso, grandissima giocata di Gonzalo Moreira, i due Gonzalos davvero notevolissimi, Gentica che si candida anche alla vittoria finale, se queste sono le premesse. Giocatori che metterebbero in difficoltà qualunque squadra, attenzione. Benfica allora, Benfica che controlla, non ha rischiato praticamente nulla, ci mette la Lazio entrata in area, Benfica che invece ha sfiorato un paio di volte il 4-0, i dati del stadio che si ricordano, portano veramente pochissimo, per non dire nulla, e la qualità del gioco al di là dei singoli e la qualità anche della manovra collettiva del Benfica che funziona, insomma, che erano 10 anni, in alcuni casi anche 9 anni, sembrano però organizzati, armonici. Insomma, un gruppo davvero che sembra giocare insieme da anni, invece soltanto parlando di ragazzi di classe 2006. Adesso il pallone è per Miguel Vieira, che di fatto non è mai dovuto intervenire, c'è stata però la bella conclusione di Riccardo Mei dalla distanza su calcio di punizione. Adesso il pallone è per Martin Ferreira, prova a salire il numero 4, dentro per Gonzalo Moreira che difende il possesso, lo scarico è per Martin Ferreira, arriva il fallo però per la trattenuta abbastanza evidente da parte di Riccardo Mei, allora punizione proprio per il Benfica, questa volta non calcerà Gonzalo Oliveira. Esatto. Però arriva anche il gol di Gonzalo Moreira, che aveva sbagliato un calcio di rigore nel primo tempo. Tempo per l'ottima parata da parte di Leonardo Caruso. Questo è veramente bello, questa l'ha messa lì nel 7. La punizione del Benfica può davvero andare avanti tantissimo, magari i rigori un po' meno, però bello uno, se si arriva ai rigori sarebbe meglio Benfica tirarli da lontano, visto che 2 su 2 sulle punizioni. 4-0 Benfica. Adesso controlla nuovamente palla Martin Ferreira, bravissimo qui nell'intervento il numero 11 Matteo Malizia, però il pallone è riconquistato ancora dal Benfica, Ferreira riesce a far passare, ottimo il pallone per Alex Moreira, la gira e questa volta ci arriva molto bene Leonardo Caruso, cerca un numero Ribeiro, viene fermato molto bene da Benedettini, cerca il pallone per Filippo Dato, in anticipo c'è Gilles. Benedettini ancora per Filippo Dato, attenzione, c'è un'occasione per la Lazio, Benedettini va col sinistro, un po' sbilenca la conclusione del numero 3. È nato da uno dei rarissimi errori di palleggio del Benfica.
Martin Ferreira, pallone avanti alla ricerca di Gonzalo Moreira con il tacco a servire Alex, attenzione area di rigore, Alex a terra, Caruso. Assolutamente, chissà insomma se... No, soprattutto chissà insomma che non si possa essere testimoni magari di giocatori che poi tra qualche anno saranno giocatori di primo livello. Attenzione qui Gonzalo Moreira che cerca di andare a recuperare questo pallone, ci riesce, Moreira lo difende anche benissimo, poi con un gioco di gambe prova il secondo palo, pallone lì per Alex, una sterzata in area di rigore, dentro ancora per Gonzalo Moreira, ci potrebbe essere lo scarico che arriva adesso per il tentativo e poi Gonzalo Moreira, doppietta per lui e arriva anche il gol del 5-0, doppietta per Gonzalo Moreira, bella azione davvero da parte del Benfica. Adesso è Colagrossi che prova a rilanciare verso Benedettini, buono il tocco dentro per Filippo Dato, ma c'è Martin Ferreira in anticipo, Miguel Vieira che rilancia dove c'è Ugo, attenzione alla ripartenza del Benfica. Tocco corto per Alex che non riesce a raggiungere il pallone perché c'è anche l'intervento falloso e quindi sarà calcio di punizione per il Benfica. E Gonzalo Moreira che diventa capocannoniere insieme a Van der Graaf per ora con due gol ciascuno. Sì. Mette bene fuori il pallone Benedettini. Riconquista palla però il Benfica, Martin Ferreira la tiene in campo, va via con una gran giocata il numero 4, attenzione, tocco corto per Alex che guarda la porta, prova a calciare e c'è il gol del 6-0, lo mette a segno Alex. Diciamo che Leonardo Caruso è meglio nelle parate basse. Adesso il pallone per il numero 2, Baldé. È tornato in campo con il numero 3 Gonzalo Oliveira. Recupera palla Gilles, vince un contrasto, ancora Gilles, area di rigore, esce benissimo Leonardo Caruso. Ora ci prova con questo lancio malizia per Filippo Dato. Viene fermato in corner Dato e allora ci sarà l'opportunità dal calcio d'angolo per la Lazio, andrà a batterlo con il numero 3 Daniele Benedettini. Si avvicina anche Matteo Malizia, vedremo se sarà un gioco a due, no, preferisce, anzi chiede giustamente la distanza di Ugo che era andato a marcare Malizia. Benedettini, il tocco corto dietro. Pallone messo dentro, interviene Alex, poi Benedettini, l'ultimo tocco del numero 5 del Benfica. E allora Malizia per Colagrossi, ancora Malizia, cerca un pallone dentro, la girata a terra, para senza problemi. Miguel Vieira ha provato però la conclusione la Lazio.
Tanto esce benissimo però Baldé, pallone per Ugo che si ferma, va a puntare Bordoni che però è perfetto nella chiusura. Sì. E il numero 5 Alex. Eccolo Gonzalo Oliveira. Subito un lancio in profondità a cercare Ugo, la respinta, poi Benedettini, attenzione alla Lazio. Pallone in profondità verso Filippo Dato, chiude ancora una volta in maniera perfetta Gonzalo Oliveira. Alex. Pallone largo per Gilles. Miguel Vieira. Pallone per il numero 2 Baldé. Sale lui, doppio passo di Baldé, dribbling su Filippo Dato, attenzione, Baldé il tocco in profondità, buona la diagonale da parte del numero 2 Albani. Ora Bordoni deve liberarsi del pallone, prova a servire sulla sua verticale Filippo Dato, pallone troppo largo, allora rimessa laterale per il Benfica. Attenzione adesso al tentativo ancora del Benfica, il pallone dentro per Gilles, riesce a chiudere Cola Surdo, il capitano della Lazio. Qui Filippo Dato, forse in gioco pericoloso, lascia proseguire l'arbitro, c'è però il recupero palla da parte del Benfica. Adesso ancora Colagrossi che va a colpire sulla schiena proprio il compagno di squadra. No, soprattutto non sembrava uscita la palla secondo me. E infatti è punizione perché l'ha toccata con le mani il numero 5 Alex. No, il pallone non era uscito interamente, come sapete per regolamento deve superare interamente la linea bianca, non, anche a noi da qui sembrava non fosse accaduto e quindi Andrea Colagrossi per la punizione, palla dentro sul primo palo però mette fuori il Benfica, poi il tentativo di Bordoni dalla distanza, salva Baldé di testa e arriva il triplice fischio e allora il Benfica è primo nel girone A, vince 6-0 grazie ai gol di Ugo, Diego.